Salve, benvenuti a un nuovo video tutorial ed Ida Rebus Multimedia. Oggi parleremo di GarageBand per iPad e in particolare ci concentreremo sulla sezione Smart Guitar. Lanciate GarageBand sul vostro iPad. La prima schermata che viene presentata è quella di gestione delle canzoni. Verranno infatti qui elencate tutte le composizioni che sono già state realizzate con GarageBand ed è possibile passarle su iTunes, spedirle tramite posta elettronica o cancellarle. Tramite il pulsante a forma di più è possibile creare una nuova canzone o duplicarne una esistente. Scegliete adesso New Song per creare una nuova canzone. Verrà presentata adesso la schermata Instruments, che consente all'utente di scegliere lo strumento da utilizzare fra tastiera, batteria, basso, chitarra o altro. In questo video tutorial, come ho già ricordato, ci concentreremo su Smart Guitar. Selezionando Smart Guitar, verrà presentata un'interfaccia che è composta da numerosi elementi. Nella barra in alto troviamo, a partire da sinistra, il tasto My Songs, che consente di tornare alla schermata precedente relativa alla gestione delle canzoni. Toccando il tasto Instruments si torna all'interfaccia di scelta dello strumento da utilizzare, in questo caso Smart Guitar. Centralmente troviamo il tasto Play, che consente di ascoltare quanto precedentemente registrato, anche su altre tracce, e il cursore si muoverà di conseguenza sulla timeline. Alla destra del tasto Play troviamo il tasto Record, che consente di avviare la registrazione. In questo caso le battute della timeline si coloreranno di rosso. Accanto al tasto Record si trova il controllo del volume. Sulla parte destra della barra troviamo tre icone. La prima è il Mixer Button. Toccandolo si apre una serie di controlli che permettono di mettere in solo la traccia corrente, regolarne il volume, regolarne il pan, ovvero la disposizione tra canale sinistro e canale destro, il livello di eco e quello di riverbero. Più in basso troviamo il pulsante Quantization, che se toccato apre una schermata secondaria che consente di correggere il tempo della parte suonata secondo diverse opzioni. L'ultimo pulsante dei controlli Mixer è Master Effects. Scegliendolo, vengono visualizzate due voci, eco e reverb. Toccando queste voci, vengono visualizzati diversi tipi di effetto disponibili. Il pulsante contrassegnato dall'icona a forma di chiave inglese apre invece la finestra Song Settings, che contiene diversi comandi. Il primo consente di accendere o spegnere il metronomo. Il secondo abilita il pre-count, ovvero il conteggio di 4 colpi di click quando si inizia una registrazione. Il pulsante Sound invece apre un sottopannello che permette la scelta del suono utilizzato dal metronomo. L'area Tempo consente di modificare il tempo della canzone corrente impostandolo con le frecce o manualmente toccando più volte il pulsante Tap to Set Tempo. Il pulsante Key apre invece un sottopannello che consente di impostare la tonalità della canzone. Infine il pulsante Help apre la finestra GarageBand Help, che spiega l'utilizzo del software e offre consigli sulle fasi di produzione, registrazione, editing, eccetera. È possibile visualizzare l'help anche in altre lingue, italiano compreso, toccando il pulsante Change Language. L'ultimo pulsante presente nella barra e riconoscibile dall'icona a punto interrogativo è chiamato Info Button e offre una sorta di aiuto in linea, una panoramica sulle varie funzioni dell'interfaccia corrente. Toccando il tasto di scelta della chitarra, vengono visualizzate le chitarre disponibili in GarageBand, al momento 4, Acoustic, che è la predefinita, Classic Clean, Hard Rock e Roots Rock. Ogni chitarra è contraddistinta da una diversa interfaccia grafica e da diversi effetti combinabili. Classic Clean dispone di un chorus e di un eco, Hard Rock di un drive e di un flanger, Roots Rock di un drive e di un eco. La visualizzazione corrente è la modalità Chords, che consente di suonare gli accordi, ma è possibile, tramite l'apposito pulsante, passare alla modalità Notes, che permette di suonare note singole ed eseguire assoli.
Toccando una corda su un determinato tasto viene riprodotto il suono corrispondente. È anche possibile riprodurre bending con un'escursione massima di due semitoni, tirando la corda verso il basso o verso l'alto. Il pulsante scale permette di modificare il layout del manico della chitarra scegliendo una determinata scala fra le 12 disponibili e visualizzando solamente le posizioni corrispondenti alle note presenti nella scala scelta. Questa modalità, che è spenta per impostazione predefinita, è particolarmente indicata per gli utenti che non hanno dimestichezza con la teoria musicale. Tornando alla modalità Chords, si nota un selettore chiamato Autoplay che consente di simulare diversi tipi di accompagnamento ritmico e di arpeggio. Ogni tipo di chitarra dispone di diversi tipi di ritmica. Toccando il nome dell'accordo in modalità Autoplay Off, viene riprodotto l'accordo ed è comunque possibile suonare anche le singole corde. Toccando il pulsante a forma di pezzo di puzzle, si apre la sezione Song Section, che consente di duplicare sezioni esistenti o di aggiungerne di nuove. Toccando il pulsante Add, viene aggiunta, per esempio in questo caso, la sezione B. Per impostazione predefinita, la nuova sezione è composta da 8 battute. Tale lunghezza può essere modificata toccando il nome della sezione e, dal sottopannello che si apre, accendendo l'opzione Automatic, che è utile durante le improvvisazioni, oppure impostando il numero di battute nell'area manual. Se dal pannello Song Section si sceglie Edit, si accede a un'area che consente la duplicazione, la cancellazione e lo spostamento delle sezioni esistenti o l'aggiunta di sezioni nuove.